a cura della redazione sportiva di Radio Tua. Notizie, interviste, approfondimenti e mercato e tutto quanto c'è da sapere sulla squadra della tua città. Per intervenire in diretta, SMS e WhatsApp 334 35 20 488. Non perdere l'appuntamento quotidiano con la tua squadra del cuore. Punto Biancorosso, da lunedì al venerdì alle 18. DJ Biancorosso. Buonasera, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Tua, Roberto Cardinali con voi come ogni mercoledì per portare avanti questo appuntamento dedicato a DJ Biancorosso, l'appuntamento nel quale andiamo a conoscere un po' più da vicino uno dei tesserati dell'Anconitana. E anche quest'oggi abbiamo con noi un calciatore, abbiamo un giovanissimo calciatore, perché abbiamo con noi il 18enne Michael Martiri, portiere dell'Anconitana. Ciao Michael. Buonasera a tutti. Allora, anche per te penso sia questa una esperienza un po' nuova, insomma, metterti davanti a un microfono per parlare non solamente di calcio, ma parleremo un po' di tutto, insomma, degli interessi che hai, della scuola se ci vai, poi dopo io non so niente di te, tra pochissimo scopriremo tutto quanto. E quindi è la prima volta che fai una cosa del genere? Sì, sì, è la prima volta, sono un po' emozionato, però vabbè. No, l'emozione la togliamo immediatamente. La musica ti piace? Piace. Ok, quindi già quando ti piace la musica siamo a buon punto. L'unica cosa che ti dico, quando parli non guardare me, ma parla lì davanti al microfono, perché così riescono a sentire meglio a casa. Naturalmente ci possono ascoltare i nostri ascoltatori sia tramite canale usuale, quindi tramite la radio, oppure possono anche seguirci in diretta e ci vedranno anche in video, quella telecamerina che ci sta riprendendo. Salutiamo i nostri amici che ci stanno seguendo dalla diretta Facebook della nostra pagina, oppure anche da lì, e basta, ci seguiranno poi più tardi anche su YouTube quando la trasmissione verrà caricata. Ti faccio subito lavorare, guarda, lanciamo il nostro numero di telefono per SMS e WhatsApp, che è questo qua. Per SMS e WhatsApp al numero 334 35 20 488. Ok, questo numero vi servirà sia per fare delle domande a Michael, se avete delle curiosità su di lui, su come sta affrontando questo campionato con l'Anconitana, e poi vi servirà anche per rispondere al nostro quiz sponsorizzato anche quest'oggi dal nostro Sport Life 23 di Falconara, di cui parleremo tra pochissimo. Tra poco infatti lanceremo ufficialmente il nostro quiz, e intanto diamo la linea alla regia per qualche consiglio pubblicitario e subito dopo torneremo insieme per iniziare ufficialmente DJ Biancorosso con Michael Martiri. DJ Biancorosso. Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio. E prima. Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore. Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu. Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice, tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. DJ Biancorosso. Il nostro DJ Biancorosso di quest'oggi è Michael Martiri. Michael, ti faccio lavorare subito, dobbiamo lanciare il nostro quiz Sport Life 23 di Falconara, che anche quest'oggi mette in palio un bel premio, ma prima di leggere la domanda diamo la linea alla regia perché c'è lo spot. Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice, tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23. Michael, una canzone è questa qua che conosci abbastanza bene. A fine partita capita di ascoltarla molto spesso e penso che vi dia anche una bella carica, insomma, una bella soddisfazione. Una bella carica, ce la voglia. Allora, leggiamo la domanda del quiz di oggi, una domanda semplicissima che Michael vi leggerà immediatamente. Chi è il giocatore che è rientrato in squadra dopo un lungo infortunio e ha anche segnato? Naturalmente stiamo parlando di domenica scorsa. Il numero al quale mandare le vostre risposte è sempre quello 334-35-20-488. Benissimo, quindi rispondeteci a questa domanda o tramite WhatsApp o tramite SMS. La domanda è molto semplice: tra tutti coloro che avranno indovinato estrarremo a sorte un bel premio, quest'oggi una sacca da ginnastica offerta da Sport Life 23 di Falconara. Bene, allora, siamo arrivati al momento di cominciare a parlare un po' di te. Okay. Tu sei giovanissimo, 18 anni, quindi insomma non è che hai una carriera lunghissima alle spalle, però avrai iniziato a giocare a calcio da bambino, immagino. Sì, ho iniziato a giocare a calcio all'età di 6 anni. Ah, quindi insomma, sono già 12 anni che giochi. Sì, sì. Sei stato sempre in porta? No, all'inizio ho iniziato da attaccante, dopo ho preferito di più il sapore della porta. Come hai preso questa decisione? È stato un qualche allenatore che ti ha indirizzato lì oppure proprio è stata una tua scelta? No, è stata una mia scelta. Ah, benissimo, quindi a un certo punto hai capito che i gol non volevi farli ma volevi pararli. Sì, sì, anche se le segnavo dei gol. Ah sì, eri anche bravo come attaccante. Sì, sì. Quindi mister Nocera può contare su di te se vuole. Quando vuole posso anche segnare. Se manca qualche under noi possiamo anche buttarci all'attacco. Te lo ricordi il primo rigore che hai parato? No. Però ne ho parati tanti perché sono anche un bel paro di rigori. Ecco, vedi, lui sta facendo pubblicità. Lori, trema perché Michael qua si sta pubblicizzando, sa fare i gol, sa parare i rigori. Quindi Gian Claudio, tieniti pronto perché questo qua ti frega il posto. No, parlavamo prima proprio che hai davanti un grande portiere tu quest'anno. Quindi quest'anno hai difficoltà ad entrare in squadra proprio perché c'è Lori che è una grandissima sicurezza per la squadra. Sì, sì, lo sapevo già dall'inizio, però è per me un onore perché l'ho visto giocare già quando giocava in C e è stato un onore perché era tipo un mio idolo. E quindi adesso ti ritrovi ad averlo come compagno di squadra, ti dà dei consigli, ti aiuta? Sì, sì, mi aiuta sempre, Cla è una grande persona. Claudio è simpaticissimo, bravissimo, spero di averlo presto in una delle prossime settimane anche qua a DJ Biancorosso perché ancora quest'anno non è venuto. Mi dicevi che tu hai seguito sempre l'Ancona, parliamo insomma di questa tua carriera, diciamo. Hai iniziato a 6 anni. Sì. Dove? Ho iniziato prima con la Dorica Torrette, sì, che dopo si è affiliata con l'Ancona e da lì ho fatto tutta il settore giovanile con l'Ancona. Fino al momento catastrofico della fine di quell'Ancona. Sì, sì. E hai giocato anche con altri ragazzi che giocano con te in squadra adesso. Sì, sì. Ho giocato con Jeb Mekri, sì, poi Zagaia e basta credo. Sì, sì, anche con Scudiero.
però insomma vi state comportando davvero molto bene in, in questa prima squadra. Intanto vedo che stanno arrivando i primi messaggi, ne vedo uno sbagliato, ne vedo uno giusto, però insomma la risposta la daremo alla fine. Intanto guarda, ripetiamola la domanda, perché i nostri ascoltatori magari si sono sintonizzati solo adesso. Per vincere la sacca da ginnastica di Sport Life 23, a che domanda dovranno rispondere? Chi è il giocatore che è rientrato in squadra dopo un lungo infortunio e ha anche segnato domenica scorsa? Benissimo. E noi quindi aspettiamo le vostre risposte al 334 35 20 488 che stanno arrivando sia tramite WhatsApp che sia tramite SMS. Allora Michael, siamo arrivati al momento di ascoltare la tua prima canzone, anche per te il momento di fare il DJ. La prima canzone che hai scelto è una grande canzone che sono contento di far ascoltare quest'oggi. Come mai questa scelta? Questa è una scelta perché è il mio cantante preferito, l'ho sempre ascoltato, e la prima canzone è One Love di Bob Marley. Quindi ti piace la musica reggae? Molto. E Bob Marley è uno dei grandi miti per tutti, penso sia un personaggio assolutamente trasversale, che piace sia ai diciottenni che ai cinquantenni, quindi si va sempre più sul sicuro quando si parla di Bob Marley. E questa canzone ha un sapore particolare oppure è una delle tante? No, che è una delle tante, io l'ascolto tutte, però questa è quella che mi ha colpito di più. E quale canzone è? One Love. L'ascoltiamo, Bob Marley. Naturalmente dobbiamo ricordare una cosa a tutti coloro che ci stanno seguendo tramite diretta Facebook, perché per le leggi di Facebook non possiamo mandare musica, quindi chi ci ascolta su Facebook sentirà un 2 minuti e mezzo, 3, perché questa canzone è cortissima, di silenzio. Se volete, di fianco c'è un tastino con scritto ascolta ora, cliccate quello, non ci vedrete ma ci ascolterete. One Love di Bob Marley. Bianco Rosso.
E devo dire che Michael ha cominciato davvero alla grande con le sue scelte musicali, una grandissima scelta quella di Bob Marley, One Love. Aspettiamo magari anche qualche apprezzamento sui tuoi gusti musicali da parte dei nostri ascoltatori. 334 35 20 488, fate qualche bella domanda a Michael se avete qualche curiosità. E intanto una curiosità arriva proprio dalla nostra pagina Facebook. È stato pubblicato proprio adesso una fotografia dove dice 27 gennaio tutti in Ancona, uno striscione che ci arriva dai nostri amici osimani che verranno a vedere questa partita. Diciamo che la partita d'andata era stata una bella gara e insomma non c'era. Confidiamo nel girone di ritorno. Oh, intanto sì. A proposito di questa partita, sì. C'è da segnalare che probabilmente sì. I tifosi dell'Osimana andranno in gradinata. Addirittura. Il tutto su richiesta della questura. Quindi attenzione, potrebbe succedere che per la prima volta dopo quanti anni? Due anni, perché l'hanno. No, di più, perché di l'avevano più. Chiusa anche era prima. Stato chiusa era stata in chiusa in precedenza. La... Potrebbe succedere che si riaprirà la gradinata per ospitare i tifosi ospiti. Ok, quindi significa questo che ci sarà una bella mole di tifosi che verranno a vedere questa partita, che io mi auguro e spero tutti sia solamente una grande giornata di sport, di festa e di calcio. Speriamo davvero tutti quanti questo. A proposito della partita di domenica, ricordiamo che cambierà l'orario d'inizio, quindi l'orario d'inizio è fissato per le ore 15, le giornate stanno cominciando ad allungarsi e quindi l'orario d'inizio è diventato le ore 15 invece che le 14:30. Arriva una domanda per Michael, che il mister ti faccia fare un bel debutto, magari verso la fine del campionato, dai, speriamo proprio di sì, speriamo di annunciarti una volta, sarei veramente veramente contento. Quindi fai l'ITIS, che classe fai? Quarto? Faccio il quinto. Fai il quinto? L'ultimo anno. Ah, l'ultimo, quindi hai l'esame di Stato quest'anno. Come la vivi sta cosa del doppio? No, tu non ce l'hai il doppio scritto. Il doppio scritto mi sembra che è solamente per il liceo scientifico e il liceo classico. Sembra di sì. Quindi ci riguarda solo Zagaglia che fa il classico, che quindi si becca sia latino che greco. E quindi sono già uscite le materie? Sì, sì, è uscita. Com'è sì, andata? Sì. Andata bene. Poteva andare peggio. Che avete? Raccontaci. Abbiamo sistemi a reti. Sì. E... Reti, insomma, mi sembra appropriata, come dovresti essere forte in reti. Sì, tra le altre materie informatiche è quella dove vado meglio. Dove vai meglio. E poi l'altro scritto che c'è? Altro scritto. Vabbè, italiano. Naturalmente sarà italiano. Poi basta. Come vai a scuola? Sei bravo? Potrei andare meglio. Diciamo che sei meglio come portiere. Sì, se sì. Proprio c'è una classifica prima come portiere, secondo. Però vabbè, dai, sei arrivato alla fine. Un ultimo piccolo sforzo e è fatta. Poi continuerai la carriera da studente oppure ti dedicherai solamente al calcio? Credo che mi dedicherò solo al calcio. Abbiamo una domanda per te, una domanda per Michael. È difficile gestire allenamento, fidanzata e scuola? È difficile, però ci si prova. Ce la facciamo senza deludere nessuna delle tre aspettative. Nel frattempo vedo che stanno arrivando un sacco di messaggi riguardo la risposta al nostro quiz, che ricordiamo ancora una volta, vogliamo sapere il nome di un giocatore. Chi è questo giocatore? Chi è il giocatore che è rientrato in squadra dopo un lungo infortunio e anche segnato domenica scorsa? E quindi noi aspettiamo le vostre risposte al 334 35 20 488. Adesso Michael ci collegheremo con un pezzo della storia dell'Ancona. E naturalmente quando lui giocava nella nostra città tu non eri ancora nato, ma lui difendeva già la porta con grande successo della nostra squadra. Ci stiamo collegando in questo momento, quindi iniziate a pensare chi potrebbe essere uno dei portieri che ha reso grande la nostra squadra. Penso che lo abbiamo già in diretta. Abbiamo il piacere di avere con noi Tony Vettore. Ciao Tony. Ciao, buonasera a voi. Tony, buonasera, grazie di essere intervenuto alla nostra trasmissione. Una trasmissione un po' particolare, questa si chiama DJ Biancorosso e ogni settimana, ti spiego come funziona, abbiamo un giocatore dell'Ancona che viene a fare il DJ in radio e quest'oggi abbiamo il portiere e quindi abbiamo pensato di invitarti per dargli qualche consiglio, visto che è un ragazzo giovanissimo e ha 18 anni. Tony, come stai intanto? Continua a fare il DJ allora, che è meglio. Sì, è la prima volta che si affaccia a questo mondo, quindi adesso... Però è molto bravo anche come portiere, eh?
Sì? Sì, 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 è bravo, è bravo. Beh, io il suggerimento che gli do è che tenga aperta la porta anche come DJ, perché visto come stanno andando le varie situazioni del resto, no, adesso a parte gli scherzi. Sì, certo, certo. Sicuramente sarà un bravo portiere, mi hanno parlato, ho sentito parlare di lui, mi hanno accennato e quindi intanto lo saluto. Però non mi ricordo. Michael Martiri. Michael. Eccolo qua, Michael, ti presento Tony Vettore, una colonna dell'Ancona di fine anni 80. Ciao, ciao. Ciao Michael, molto lieto. Ascolta, ma è da bambino che giochi in porta oppure hai cominciato perché non ti facevano giocare da nessun'altra parte? No, fin da bambino che gioco in porta. Ah, quindi proprio hai scelto di giocare in porta? Sì, sì. Quindi se io ero pazzo, tu sei tre volte pazzo, perché questa è stata una scelta. Io ci sono finito perché era l'unico posto rimasto libero e quindi mi ci hanno messo in porta. Pensa, Tony, Michael ci ha appena raccontato che quando ha cominciato a giocare era attaccante e segnava un sacco di gol. Poi a un certo punto ha deciso di voler giocare in porta, quindi la pazzia proprio, insomma. Sì, sì. Allo stato puro. Il portiere deve essere un po' pazzo, però. Sicuramente è una, chiamiamola una sana pazzia. Sana pazzia, ci mancherebbe. D'altra parte sarà sicuramente un ragazzo che nella sua vita avrà, come dire, grandi, non voglio dire fortune, ma sicuramente avrà la capacità di destreggiarsi in qualsiasi campo, perché chi decide di giocare in porta ha qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, anche di più di chi è un genio del centrocampo o dell'attacco. Quindi è una persona abituata soprattutto a contare solo sulle proprie forze e su se stesso. E quindi è importante questo sia in campo che nella vita? Assolutamente sì. Per cui già il fatto che fa il portiere parte già da 1-0. E poi ha anche un'altra caratteristica, è nato e cresciuto e vissuto sempre ad Ancona, quindi sente molto la squadra e sente molto la maglia. Certo, lì è un fatto positivo, Mike. Però, ecco, visto che ti hanno messo la console, impara bene anche la console. Che... Va bene. Comunque sta scegliendo della bella musica, ha cominciato subito. Bravo. Con Bob Marley, quindi insomma va sul classico, su canzoni che piacciono a tutti. Senti, ma mi sente Michael? Sì, 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 ti sente, solo che è un po' timido. Ascolta Michael, dove pensi di essere più forte e dove pensi di essere più debole? Allora, più forte su un po' su tutto. Non si può, non riesco a dare. Perfetto, hai quella presunzione giusta che puoi fare. Bravo, Michael. Non sei debole da nessuna parte? C'è qualche cosa che potresti migliorare? Potrei migliorare su. Diventerai forte, sai quando? Quando supererai un gol sotto la pancia senza troppo peso. Va bene. Cioè, capito? Le cose belle si misurano perché sono contrapposte alle cose brutte, però è ovvio che io ti auguro tutte le cose belle, però. Lavora sempre tanto e segui molto i consigli di chi ti sta allenando, perché sicuramente se a 18 anni già si parla di te vuol dire che la stoffa è buona. Va bene, grazie. Tony, cosa ricordiamo di quegli anni bellissimi passati qua ad Ancona? Un grandissimo dorico che adesso speriamo di rimettere in sesto nel corso del prossimo, nel corso di questo anno. Nel corso di questo anno dovrebbe essere ristrutturato e diventare la casa dell'Anconitana. Ma cosa vuoi? È storia. Far parte della storia è la cosa più bella che ci possa essere, soprattutto della storia buona, ecco. Perché anche le trasmissioni sono storiche, però quel momento là che mi riguarda particolarmente, che riguarda il periodo in cui sono stato io ad Ancona, è chiaro che è stato un periodo felice. Siamo saliti dalla Serie C alla Serie B dopo tantissimi anni, un grandissimo allenatore, una bella società, un pubblico che non vedeva l'ora di poter esprimere tutta la propria gioia, quindi voglio dire, sono passati 30 anni ma è come se fosse ieri. Quel famoso 5 giugno dell'88 è indimenticabile, ce lo ricordiamo tutti quanti. È indimenticabile per tanti motivi, ha compresa l'acqua che veniva, ecco. Ancona è sempre stata legata un po' all'acqua, c'è stata tutta quell'acqua che veniva lì, poi c'è stata anche un'acqua anche qualche anno dopo, quando siamo andati per la prima volta in Serie A, che a Bologna insomma siamo morti e annacquati. C'è stata tanta acqua quando abbiamo vinto 3-0 con l'Inter. Ricordo bene, l'acqua è sempre un elemento prezioso per l'Ancona. Ha sempre portato bene. Bene, bene. Anche quest'anno so che insomma
situazione sta andando molto bene, si sta evolvendo, quindi direi che ci sono tutti i presupposti. Mi hanno detto che ci sono almeno 1000 persone ogni partita. Sì, sì, sempre più di 1000 persone allo stadio. Per una squadra di promozione, eccellenza. Promozione in odore di eccellenza. Il cuore c'è sempre, quindi finché c'è il cuore c'è tutto il resto. C'è il cuore, c'è una società seria alle spalle che vuole assolutamente andare avanti. Ma vi auguriamo ogni bene e soprattutto di non guastarsi crescendo. Vedo che stanno arrivando dei messaggi, vorrei vedere insomma prima di salutarti se ci sono dei messaggi per te, no, sono delle risposte a un quiz. Comunque Tony, sei stato tu ultimamente ad Ancona, ricordo di averti visto se non sbaglio l'anno scorso, due anni fa. Sì, l'anno scorso quando c'è stata la partita della promozione. Sì, quindi insomma. Beh, hai fatto... Una tribuna piena insomma per una squadra di prima categoria fuori veramente da ogni logica, però è la dimostrazione che, ti ripeto, dove c'è cuore, dove c'è passione, non importa la categoria, perché, e questo è per Michael, le porte sono grandi allo stesso modo sia in prima categoria che in Serie A, e il pallone è sempre quello rotondo, cambia solamente l'attore, quindi non ti spaventare mai di niente. Ok. E tieni presente, Tony, che anche dei calciatori sicuramente di serie superiore hanno scelto l'Anconitana proprio perché si respira un bel clima, dal portiere titolare che è Gianclaudio Lori, che certo, è stato il portiere in Lega Pro, a Salvatore Mastronunzio, che è ritornato a terminare la carriera qua. Sì, lo conosco molto bene, Sassà. E naturalmente anche l'allenatore è un grande ex, Francesco Nocera. Francesco Nocera, infatti, salutatemelo tantissimo, con Francesco abbiamo giocato insieme a Cosenza, quindi dopo essere andato via ad Ancona tu eri andato a Cosenza se non sbaglio, sì, giusto? Esatto, e lì hai trovato Francesco Nocera. Esatto, sì. Francesco Nocera, che in questo momento è il mister dell'Ancona e si sta comportando benissimo, primo in classifica, 7 punti dalla seconda. Mi fa solo che piacere. Mi arriva un messaggio da parte di un nostro ascoltatore che dice: mio padre dovrebbe avere ancora i tuoi calzettoni da portiere da qualche parte dentro casa. Tra le tante cose lanciate in curva, insomma è sempre piacevole, ti ripeto, è stato un periodo della mia vita calcistica molto importante, perché è stato quello che ha segnato un po' la svolta della mia carriera, e quindi conservo ancora maggiormente un ricordo di quel periodo, dei tifosi, delle persone, del cuore e dell'amore che avevano per noi, insomma. È una cosa indimenticabile. È stato un bel periodo. Stavo pensando, per aver lanciato i calzettoni dovrebbe essere stata una vittoria strepitosa o un campionato o qualcosa, perché i calzettoni... Ma sì, chi lo sa. Chi lo sa. L'importante è che non hai lasciato... Sicuro che non me li ha strappati. L'importante è che non hai lanciato le scarpette. No, ecco, le scarpe probabilmente no, perché quelle ci tenevo un pochettino di più. Ok, Tony, io ti ringrazio davvero tanto di questa tua partecipazione. Michael, vuoi dire un'ultima cosa a Tony Vettore? Vuoi salutarlo? Sì, allora, ti volevo chiedere qual è stata la tua migliore partita con la maglia dell'Ancona. La miglior partita? Ma sai, allora, la miglior partita che ricordo di aver disputato è stata una partita che ho cercato moltissimo, ma che non sono riuscito a trovare l'immagine da nessuna parte. È stato quando abbiamo festeggiato la promozione in Serie B, facendo un amichevole contro il Perugia di Ravanelli al Donico. È una partita che abbiamo vinto 3-1, mi pare di ricordare, e quella che credo di aver fatto, di aver messo insieme il maggior numero di parate belle, importanti, di tutto il periodo mio di Ancona. Peccato però che non sono riuscito a trovare immagini da nessuna parte, sono solamente nella mia mente e nella mente come di Paolo Papilli, che se la ricorda benissimo, e magari di qualcun altro. Senti una cosa, qua abbiamo le carrambate in diretta. Paolo Papilli mi dice: ce l'ho, gliela mando a Tony, quindi arriveranno le immagini. Ah, grandissimo, mi fa piacere. Mentre stavi raccontando questo episodio è arrivato subito il messaggio in diretta. Ah, quindi capito. Avrai la possibilità di vedere queste immagini. Però è anche bello dire che ho preso un gol sotto la pancia da un certo, aspetta, nome Mario, con Sonny, me lo ricordo ancora, che giocava nel Monza. Abbiamo perso in casa 1-0, ha tirato da tre quarti campo e potevo tranquillamente stopparla coi piedi, ma volevo fare la bella parata e mi è passato sotto la pancia, abbiamo perso 1-0.
Questo per dire che ci sono delle situazioni, oppure il gol di testa di Zanin contro la Regina in alto, 1,20 m, che mi ha anticipato di testa, oppure, vabbè, insomma. Tanti bei ricordi legati a quel periodo. Sì, sì. Io sempre ricordi, Michael, nel bene o nel male, le persone si devono ricordare di te di qualsiasi cosa. Okay. Sia per le belle parate che anche per le eventualmente stronzate che si fanno, perché pensare di non farne è impensabile. È impossibile. C'è un altro messaggio che ti leggo prima di salutarti. Tony, un grande, come dimenticarti, ti aspettiamo presto per festeggiare insieme, quindi magari in occasione della promozione ti aspettiamo qua allo stadio. Volentieri, sarà sempre un piacere per me. Tony, grazie mille, è stato davvero un piacere ascoltarti quest'oggi e rivivere questi bei momenti del passato. Ne abbiamo proprio bisogno per rinvigorire un po' il nostro tifo e il nostro calore verso la squadra. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille, grazie a Tony Vettore. Ciao, ciao Michael, ciao a te. Lupo, Michael. Crepi. No, si dice crepi, si dice viva il lupo. Viva il lupo, viva si il dice. Lupo. Ciao Tony. Ringraziamo Tony Vettore, una delle colonne dell'Ancona di fine anni 80. Abbiamo visto che Tony Vettore ha mosso un po' i nostri ascoltatori con i messaggi che stavano arrivando un po'. Eccolo. Che è ok, abbiamo altri messaggi per Michael che stanno arrivando. Buonasera, ma visto che questo portiere ha delle radici latine, gli piace ballare ogni tanto? Brava Anconitana e Michael. No, no. Non balli. Lei lo sa che non mi piace ballare. Non ti piace? Ah, la conosci quindi? Sì, sì. Lei lo sa e non ti piace ballare? Sei l'unico cubano che non balla. Purtroppo sì. La scorsa settimana avevo trovato l'argentino che mi ballava il tango in caso di festa della promozione, adesso avrei trovato un cubano che mi ballava la salsa, invece no. No, no, no. Difficile. Difficile, vabbè. Ok, continuiamo a leggere i messaggi che stanno arrivando e devo dire che ne stanno arrivando tanti. Michael, l'anno c'era, digli in un'orecchia sottovoce di farti esordire in qualche partita, tanto quando vinciamo 3 o 4-0 non rischia niente, il risultato è acquisito e naturalmente per Michael sarebbe una bella soddisfazione entrare in campo, ma io sono sicuro che Francesco Nocera prima o poi ti farà fare questo sì, debutto. Sì, il mister me tiene sempre da conto, però vedo poi quando arrivi allo stadio che vai subito a riscaldarti insieme a Lori, insieme all'inizio partita, vi riscaldate, insomma fate delle parate insieme. Abbiamo altri messaggi, per il momento no, abbiamo un sacco di risposte al nostro quiz che vado a ricordarvi ancora una volta. Vai Michael. Chi è il giocatore che è rientrato in squadra dopo un lungo infortunio e anche segnato domenica scorsa? Le risposte stanno arrivando e stanno arrivando tutte molto bene esatte. Allora Michael, dobbiamo ascoltare la seconda canzone. La seconda canzone è una canzone che parla di calcio. Sì, la seconda canzone è Tu corri di Gemelli Diversi. È una canzone che ho ascoltato subito anche quando ero bambino e mi ha proiettato verso il mondo del calcio. E è stata anche questa magari una spinta a farti giocare a calcio. Naturalmente ricordiamo ancora una volta che tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla diretta Facebook non avranno il piacere di ascoltare questa bella canzone. Se vorranno farlo potranno cliccare il tasto ascolta ora oppure sintonizzarti sulla nostra radio o sul nostro sito. Arrivano i Gemelli Diversi, seconda scelta di Michael Martiri. DJ Biancorosso.
Gemelli diversi, la seconda scelta musicale di Michael Martiri, il nostro DJ biancorosso di quest'oggi. C'è una canzone, Michael, che conosci dedicata a un portiere? La dovrebbero fare. No, non conosco nessuno. Vediamo di metterci alla ricerca di trovare questa canzone, magari la faremo ascoltare in una delle prossime trasmissioni. Adesso dobbiamo cedere la linea alla regia e poi ci ritroveremo insieme per l'ultima parte della nostra trasmissione, dove ascolteremo la tua terza scelta musicale, una scelta, devo dire, che mi ha sorpreso particolarmente, non me lo sarei mai aspettata una canzone del genere. Lasciamo un po' di suspense ai nostri ascoltatori e poi daremo anche la risposta al quiz che stiamo lanciando quest'oggi. Devo dire che ci sono tantissime risposte esatte, se volete potete continuare a mandare le vostre risposte al 334 35 20 488. La domanda era: chi è il giocatore che è rientrato in squadra domenica scorsa dopo un lungo infortunio e ha anche segnato? Domanda facilissima alla quale state rispondendo in tanti e tutti in maniera esatta. Linea alla regia, pubblicità tra poco. DJ Biancorosso. Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. Quattro sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it. Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una ruota. Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. DJ Biancorosso. E ridendo e scherzando, siamo arrivati all'ultima parte della nostra trasmissione. Noi dovremmo avere da quella parte del vetro un... ci fa una foto? Abbiamo Stefano Ferra che sta facendo una cosa, aprite bene le orecchie perché abbiamo una cosa importante. Salve, buonasera a tutti, buonasera Michael, sono Angelo da Costa, l'ex portiere dell'Ancona, vi mando un super abbraccio, vi faccio tantissimi auguri, un grossissimo in bocca al lupo, un saluto anche a tutti i tifosi dell'Ancona che anche se non sono più lì lo seguo sempre con molto affetto, facendo sempre il tifo, un abbraccio anche al bomber Mastro Nunzio, no? Il mio amico, vi saluto tutti, un abbraccione e mando un abbraccio speciale a Maico per tenere duro su questa strada, spero che tu possa avere nella vita tante soddisfazioni e tante cose belle, ti mando un grossissimo un bocca al lupo, una buona serata a tutti, ciao a tutti e un abbraccio ancora. Un abbraccio da Angelo da Costa e a questo punto, guarda, lanciamo subito la terza canzone, perché qual è questa terza canzone? Qual è questa terza canzone, Michael? Terza canzone è l'inno dell'Ancona 2010. Quando in porta c'era proprio Angelo da Costa. Esatto. E l'ascoltiamo insieme perché è una canzone che ascoltiamo davvero con tanto, tanto, tanto piacere. Arriva la canzone che abbiamo ascoltato tantissime volte da questa nostra emittente. Questa nemmeno si può ascoltare.
Meglio non correre rischi. Io infatti non lo dicevo perché sapevo che non era coperta la SIAE, e invece non corriamo rischi. Chi ci ascolta tramite Facebook non potrà ascoltarla, e cliccate ascolta ora, noi invece ce l'ascoltiamo. L'inno dell'Ancona del periodo 2010, era De Falco che cantava questa canzone, la voce solista. Vai Stefano. DJ Biancorosso. Cuore biancorosso, come mai Michael questa scelta? Mi ha stupito un po', perché nel 2010 eri piccolissimo. Sì, però mi è entrata subito nel cuore, proprio quando ero allo stadio. La cantavi a squarciagola? Sì, sì. Ma dimmi una cosa, quando eri piccolo che venivi allo stadio, eri uno di quei ragazzini che giocava sotto a pallone con gli amici, oppure seguivi la partita? No, raccata palle non l'ho mai fatto lì sotto. No, no, quelli che stanno proprio sotto la tribuna, sotto la curva e giocano a calcio mentre c'è la partita. No, quegli anni lì ero sempre in gradinata, però era comunque un bello spettacolo. E seguivi la partita, insomma, eri... Chi era il tuo idolo quella volta? C'era qualcuno? Quel mio idolo c'era, oltre da Costa... Ho la fortuna anche quest'anno di allenarmi con Mastro Nunzio, purtroppo era lui. Era Mastro Nunzio, era l'idolo di tutti. Guarda, ti racconto un aneddoto di quegli anni. Io qua ad Ancona ne ho seguite tante di partite, ma una cosa del genere non l'ho mai vista. Un giorno lui era infortunato, non poteva giocare, e era in tribuna, e si era creata una folla talmente incredibile per Salvatore Mastro Nunzio che si è rifugiato dentro il mio gabbiotto dove faccio lo speaker, e praticamente eravamo circondati dalla gente sia fuori della porta, davanti ai vetri, da tutte le parti. C'erano persone che volevano l'autografo e la foto con Salvatore Mastro Nunzio, quindi era un'annata che immagino, insomma, che tu seguissi alla grande quel giocatore. Senti una cosa, Michael, invece per quanto riguarda i portieri, c'è un portiere al quale ti ispiri?
Io, essendo tifoso della Juve, mi ispiro a Buffon. A Buffon, ecco, un altro juventino abbiamo trovato. Sei contento, Stefano? Adesso tira fuori quella cosa orribile che c'ha il sorcio bianconero. Il sorcio bianconero, vabbè, che io e altri tremiamo ogni volta che ce lo fa vedere qua dentro. Comunque Buffon, vabbè, un grandissimo portiere, insomma, penso che Buffon sia uno dei più apprezzati in Italia. Sai che anche nella Ancona ci sono stati portieri che poi hanno giocato nella Juve, tipo Storari, quindi insomma, visto mai, ti piacerebbe? Molto. Un pensierino ce lo faremo. Però la carriera la vorrei chiudere qui. Sì, però da aprirla e chiuderla in mezzo abbiamo un sacco di anni, anche perché il portiere gioca fino a 40 anni, quindi insomma hai ancora tanto tempo davanti. Ma una squadra che invece proprio non sopporti qual è? L'Ascoli, quella non si sopporta. Non si sopporta, adesso ti faccio una domanda difficile. Se ti chiamasse l'Ascoli e ti dici vieni a giocare in porta ad Ascoli in Serie B? Assolutamente no. Non posso perché devo giocare con la Goditana in promozione. Sicuramente. Ok, bravo, mi è piaciuta questa risposta. E a proposito di risposte, diamo la risposta esatta al nostro quiz. Guarda cosa ci hanno mandato. Cosa ci hanno mandato? Guarda che bella foto. Categoria giovanissimi, 35esimo Marche Romagna, miglior portiere. Chi l'ha vinto questo miglior portiere? Chi è io? Michael Martiri, è una tua, un tuo trofeo, un trofeo che hai vinto. Quando l'hai vinto questo? Sì. Racconta. Ho vinto il trofeo Marche Romagna 4 anni fa, sì, 4-5 anni fa. Eravamo in finale, però purtroppo l'abbiamo persa. Però nonostante tutto hai vinto quel trofeo, quindi... Sì, però in macchina ero molto arrabbiato, anche se l'avevo vinto. Perché sono abituato... avere una mentalità vincente. Quindi avresti preferito magari non vincere quel trofeo, ma vincere cioè non vincere quella coppa, ma vincere il torneo. Sì. Però dai, a te è andata abbastanza bene. Dicevamo, a proposito invece del nostro quiz, delle nostre risposte, ne abbiamo avute davvero tante. Sono molto sorpreso perché proprio sono decine le risposte arrivate esatte. Ne abbiamo scelta una e il quiz era naturalmente quello da Sport Life 23. Dovremmo avere lo spot e poi vediamo la risposta. Radio Tua, la voce della tua città. Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice, tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sport Life 23. Allora Michael, chi è questo giocatore che è rientrato in squadra dopo un lungo infortunio e ha anche segnato domenica scorsa? Il nostro bomber Bartoloni. Bartoloni, sono stati in tantissimi a rispondere esattamente a questa domanda, che era anche, devo dire, dai, molto facile. Le domande le facciamo facili perché vogliamo la vostra partecipazione. And the winner is, chi è Michael che ha vinto? Marco P. E Marco P che sta ricevendo in questo momento un messaggio da parte della redazione di Radio Tua che gli dice che ha vinto, quindi si presenti con questo messaggio a Sport Life 23 di Falconare e potrà portarsi a casa una sacca da ginnastica. Detto questo, qual è il coro dei tifosi dell'Ancona che ti piace di più? Chi non salta un ascolano. La vogliamo cantare? tutti l'hanno fatto, ognuno ha cantato il suo coro preferito e quindi anche a te ti tocca. Come fa sta canzoncina qua? Dai. E chi non salta è nascolano. Stiamo saltando tu. Chi non salta è nascolano. Grande Michael, e con questo coretto noi non potevamo che chiudere meglio questa trasmissione. Michael, è stato davvero un piacere averti ospite qua in radio, sei stata una bella sorpresa, un ragazzo simpatico, bravo ragazzo come tutti quelli che giocano nell'Anconitana, devo dire, ogni settimana arriva una bella persona qua in radio che ci fa piacere ospitare. Vuoi approfittare per salutare qualcuno? Saluto la mia famiglia, sì. Risaluto la mia fidanzata Mimi. Non fa mai male. Non fa mai male. Perché se non avessi sentito prima dice, non ti può dire non mi hai salutato, ma come, ti ho salutato due volte. Saluto mio nonno e tutti i miei amici.
La nonna dovevi salutare. Saluto anche mia nonna. Ecco, tutti, non ci dimentichiamo la nonna, sennò qua rischiamo la crisi diplomatica tra nonno e nonna. No, no, i nonni sono importantissimi, per carità, salutiamoli, li abbracciamo e gli vogliamo sempre davvero un gran bene. Ti ringrazio Marco P perché hai detto tu chi era il vincitore. Io ringrazio anche tutti coloro che hanno risposto al nostro gioco quest'oggi, davvero tanti. Ultimi ringraziamenti, ringraziamo Stefano Fera che ci ha seguito anche quest'oggi in regia, ringraziamo Michael Martiri che ci è stato a fianco per tutta questa trasmissione. Naturalmente un ringraziamento va anche a Lanconitana che anche questa settimana ci ha messo a disposizione un suo tesserato. C'è da ricordare un paio di cosette in chiusura. Tra circa mezz'ora ritroverete il podcast di questa trasmissione sul nostro sito www.radiotua.com, quindi Michael, se vuoi riascoltarti vai sul nostro sito, cerchi sul podcast la data di oggi e ti riascolti in trasmissione, oppure okay, domani in replica a partire dalle 13:15. Ricordiamo un'altra cosa, che domenica prossima, cominciamo a ricordarlo adesso, ma ve lo ricorderanno anche tutti gli altri programmatori delle sere prossime, che domenica prossima la partita contro l'Osimana si svolgerà allo stadio del Conero a partire dalle ore 15, quindi c'è stato uno slittamento di mezz'ora proprio per l'allungamento delle giornate. Per quello che mi riguarda, noi ci sentiamo mercoledì prossimo con un altro DJ biancorosso. Chi sarà, chi lo sa, lo scopriremo i prossimi giorni. Grazie ancora Michael. Di nulla. Grazie Stefano, buona serata a tutti, ciao. DJ biancorosso. Da lunedì al venerdì alle ore 18:30, Punto Biancorosso, un programma a cura della redazione sportiva di Radio Tua. Notizie, interviste, approfondimenti e mercato e tutto quanto c'è da sapere sulla squadra della tua città. Per intervenire in diretta, SMS e WhatsApp 334 35 20 488. Non perdere l'appuntamento quotidiano con la tua squadra del cuore. Punto Biancorosso, da lunedì al venerdì alle 18:30.